Trasferirci a casa tua? No, stanno facendo dei lavori ed è un disastro. Ma io ora sto dai miei, potremmo andare lì. Dai tuoi genitori? Sono all'estero. Oh! È una casa gigantesca con una splendida vista sul parco. È un posto davvero molto romantico. Che ne dici? Sì, perché no? Loro sentono la paura. Ciao. Come sta, Ben? Ecco, gli ho chiesto se voleva mangiare e mi ha detto di no. Gli ho chiesto se voleva dormire e mi ha detto di no. Gli ho chiesto che cosa voleva fare e mi ha detto di no. Ed ora sta facendo le pulizie. Bravo, tesoro. Ciao. Dimmi una cosa. Hai sentito Susan? Ah, certo. Sembra che si stia divertendo un mondo con Emily. A proposito, non ti è venuto in mente che magari quelle due si stiano divertendo un pochino troppo in quel di Londra? Che cosa vuoi dire? Sì, come ti divertivi tu con Susan quando noi eravamo ancora sposati. Oh mio Dio, sei diventato proprio paranoico. Tu dici? Certo. Tu dici? Non posso certo parlare per Emily, ma Susan ha già un rapporto stabile e soddisfacente. Carol, lo era anche il nostro. Senti, ora prova ad immaginare solo per un momento che Susan conosca una donna e che si trovino bene insieme. Diciamo che escono da teatro e che si fermano in un pub a bere qualcosa. Iniziano a ridere e scherzare e poi una delle due innocentemente tocca la spalla dell'altra e così scatta una certa elettricità. È una cosa nuova, è eccitante. Tu puoi giurare che non esiste la più piccola possibilità che possa accadere una cosa del genere. Può darsi. Oh mio Dio, io non ci volevo credere finché non l'hai ammesso anche tu. So che ti può sembrare assurdo, ma ti giuro che quell'oca mi ha spinto. Oh, questa casa è veramente fantastica. E ora ti faccio vedere tutto. Questo è il salone del pian terreno. Che cosa? Allora ci sono due saloni. Certo che questa casa deve essere una vera calamita per le ragazze. Sì, ma purtroppo i miei si sono appena trasferiti qui. Oh, beh, comunque confermo che è una vera calamita per le ragazze. Vuoi approfittarne? Rachel, avrei un'idea. Perché non rimandiamo la cena? Mangeremo un po' più tardi, se sei d'accordo. È un'ottima idea. Senti, dove potrei andare a rinfrescarmi? Ah, sì, ecco. Vai in fondo al corridoio, è la seconda a sinistra. Ho capito. Oh, ciao, tesoro. Ah, ciao. Che ci fate qui? Abbiamo anticipato il ritorno. La Francia fa schifo. Ecco, il fatto è che io sono qui con una ragazza. Oh, non aggiungere altro. Ci prendiamo qualcosa da mangiare e ti lasciamo subito il campo libero, va bene? Oh, sarebbe fantastico. Allora avete saltato anche l'Italia? Sì, fa schifo. Sembra una ragazza sveglia.